Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per continuare imperterriti la nostra avventura su Resident Evil 4. Carichiamo e continuiamo. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Ok, vediamo un po' se per caso tornando indietro. Questa qui che abbiamo visto è una scena non obbligatoria. Uno avrebbe potuto tranquillamente andare avanti col gioco, ma se si tornava indietro subito dopo aver parlato col capo del villaggio, si assisteva a questa scena in cui lui ci riattaccava, ci aveva detto stacce fuori dalle scatole, noi abbiamo insistito, e verremo salvati da niente po' di meno che da Ada Wong. Anche lei è presente in questo villaggio. Poi più avanti ne sapremo qualcosa di più. Per adesso possiamo andare avanti. Carichiamo. Sempre meglio avere il massimo dei proiettili. Io naturalmente sto giocando di giorno, quindi clacson a non finire. Mi stupisco che ancora non sia passata una qualche sirena. Ecco il quadro intanto del capo del villaggio. Perché la gente ama suonare il clacson? Lo adorano. Vai, scendiamo. Questa sembra essere la chiesa con il cimitero dove dovremo andare. O meglio, penso che lo sia. Deve essere un quadro di quella chiesa. Spero che Ashley stia bene. Ragazzi, io spero che vi piaccia il fatto che stia portando dei gameplay così lunghi con Resident Evil 4. Del resto, se uno vuole fare una serie decente senza andare troppo in là. Me l'ho scordato. Giocando 20 minuti si fa poco e niente. Mamma mia che colpo. C'era qualcuno qui dentro, io stavo parlando tranquillamente. Usano persino il bagno. Immagino che si possano quasi definire civili. Effettivamente, comunque, questi Ganados, questi poveracci, non sono zombie. Sembra che siano più che altro posseduti. Qui intanto c'è un'altra macchina da scrivere. Guarda qua. Sembra che gli abitanti di questa casa mangino come normali esseri umani. È il quadro di un lago. Forse si trova da queste parti? Io intanto continuo a dare... Oh, grande, una granata incendiaria. Vediamo, cos'altro c'è da esaminare? Forse qui? Buono. Stiamo diventando ricchi pian piano. Sembra che gli abitanti di questo posto conducano una vita ordinaria. Leggono persino dei libri. Infatti è una novità per Resident Evil che comunque quelli che apparentemente dovevano essere gli zombie vivano così. Oh, un uovo! Uovo di gallina marrone. Marrone perché è uscito dal buco sbagliato? Non lo so. E non lo voglio sapere. Questi cassetti si aprono? No, ok, non ha senso salvare adesso. Quindi proseguiamo. No, credo che sono tornato indietro. Oh, porcaccia di una super porcaccia. Bravo, Ivan. Non salvare. Bravo, Ivan. Allora, mettiamo il menu. Calma, manteniamo la calma. Abbiamo la doppietta. Abbiamo in teoria anche il fucile.
Allora, stiamo calmi. A proposito, Moto Seghino, in realtà si chiama Dottor Salvador. Me l'avevate anche scritto nei commenti, ma sono andato a documentarmi perché non ricordavo. Penso sia il dottore del villaggio, poi vedremo. Allora, qualcuno mi sta sparando. Vediamo se riesco. Lanciamogli una granata incendiaria. Se faccio in tempo. Bene. Dubito che Motoseghino sia stato ucciso. Basta, ico de puta. Io ve ne lancio. No. Ho altre granate. Sì. Ah, un'altra granata incendiaria, vai. Ok. Ok. È ancora qui. Porca miseria, non l'avevo visto. Calma, pronti? Bene. Insistiamo. Piano. Chissà se col fucile. Certo, il fucile da cecchino a distanza ravvicinata deve fare un male. Bravo Ivan, spreca proiettili. Grande. Hai preso un rubino. Questi sono ottimi. Se non altro sappiamo che stiamo dalla parte giusta. Tuttavia, io voglio andare un attimo di nuovo in casa, perché mi sa che ho lasciato qualcosa. Non sono sicuro di aver esplorato tutto. Quindi qui, sì, mi sembra che c'erano altre porte. Qui c'era solo una libreria. Aspettate, torno un attimo al piano di sopra. Questo era il bagno, giusto? Esatto, più che un bagno, una sorta proprio di cesso. Però. Oh, meno male che ogni tanto, non dico sempre, ogni tanto il mio sesto senso mi guida benino. D'accordo, qui ci siamo stati, qui è dove si è lanciato Donna in Rosso. Mi sembra familiare quando abbiamo visto Ada. Certo che ti è familiare, Leon. Ok, fatto un piccolo taglio che mi hanno scritto. Possiamo andare avanti. Dov'è l'uscita? Aiuto? Qui? Oh yes. Ho sentito dei rumori, ma va bene. Tu sei proprio morto morto, eh? Intanto proseguiamo. Ma che me rompi? Oh mio Dio, siete in due. Calma. E che porco boia. Ok, sto facendo una cacchiata. Ecco. Ecco fatta, ammazziamone prima una. Andata. Ma perché devo fare questi sbagli? Munizioni per pistola, che ricarichiamo subito. La gentile donzella ci ha lasciato altre munizioni. Qui dentro c'è qualcuno? Opla? No, soltanto una scatola con una pianta rossa. Io mi sembra che avevo trovato un'altra erba gialla, infatti l'avevo già assimilata. Intanto mischiamo anche queste qui, così guadagniamo anche uno spazio. E prima o poi dovrò decidermi. Ah, però c'ho il pescione che può curarmi tutto quanto, quindi non serve che uso necessariamente tutte le erbe. Anche se a breve qualcosa dovrò fare, perché lo spazio comincia a scarseggiare. Mangiamoci un uovo. Bien. Qui non c'è altro, quindi andiamo avanti. Più che altro vorrei sapere dove mi trovo. Mappa. Bene, sappiamo che non ci siamo lasciati altri tesori. Ma siamo all'imboccatura del villaggio e adesso possiamo proseguire. Qui c'è un tesoro che ho dimenticato però. Perché non l'ho preso? Ok, ci faremo una scappatina prima di proseguire per di qua. Che il nostro obiettivo è qua.
Bien, torniamo al villaggio e andiamo a prendere questo tesoro qui che non so perché me lo sono dimenticato. Attenzione, stavolta l'ho visto. Nido. Granata. No, cos'è? Munizioni per la mitraglietta. Che... Oh, porcaccia vacca. Calma. Doppietta. Abbiamo una granata accecante. Che... Ho qualche arma di distruzione di massa? Signori, sono quattro. Vabbè, andiamoci di doppietta. Un forastero! Salve. Bene, adesso è già più fattibile. E che cacchio però, ma perché? Finalmente sono riuscito a fare quello che volevo. C'è ancora qualcuno, vero? Non ci provare. Ok. Finito? Non c'è altro? Io sto di nuovo morendo. Siamo all'entrata del villaggio. Questa è la porta che prima era chiusa dall'altro lato. Chissà se c'è altra gente. Sì, ci hanno pure già avvistato. Credo. Non sarebbe un'idea sbagliata farli venire tutti qua. Beh, finché siete soltanto voi, non siete soltanto voi. Ma oh. Ok, allora attenzione, mi sta sfuggendo quello che cammina senza testa. È di nuovo il momento di usare la doppietta. Yeah. Tutti belli raggruppati. Recuperiamo gli oggetti perché sembra veramente che dopo un po' spariscano. Oh, che schivata. Finché siete soltanto in due. Carichiamo. Vi ricordo che io ancora non ho potenziato la mia pistola, Ne arrivano altri? No, ma ce ne sono perché la musica non si ferma. Ah, eccone uno lì sopra. Intanto abbiamo trovato un uovo, quindi potremo curarci senza dover necessariamente usare. Ok, lui è lì sopra. Lì sopra. Probabilmente mi lancerà, sì, ha un'accetta in mano. Ah! La gallina ha fatto un altro uovo. Vieni giù, dai, vigliacco. Mentre tu rifletti, io prendo l'uovo. Siamo sicuri che non c'è altra gente, no? Perché sai com'è? Sta diventando imbarazzante, eh? Ecco. Bene. Grande. C'era un altro uovo da qualche parte, vero? No, l'ho preso. Comunque c'è altra gente. Mi faccio un giretto e vediamo. Qui si torna indietro. Alla ricerca dei sopravvissuti. Forse sui tetti, dentro le case. C'è un clima di tensione, cosa ho visto? Oh, eccolo, vedi, chi t'aveva visto? Buono. Lasciati finire.
adesso è tranquillo. Non credo che ci siano dei nuovi oggetti da recuperare. Poi, come sempre, ragazzi, se ne sapete più di me, e di sicuro è così, fatemelo sapere. Un altro quadro. Di certo non andremmo d'accordo. Eh sì. Quindi, qui no, dovremmo semplicemente poterci ripassare, ma senza dover prendere nulla di nuovo. Io mi mangio un ovetto e poi dovrò decidermi a fare ordine. Ricordiamoci che abbiamo questo pescione per ricaricarci energia. Dobbiamo prendere un tesoro che abbiamo lasciato qui sopra, anche perché tanto la seconda porta ancora è chiusa. Ragazzi, ah no no, ok, non ho lasciato un tesoro, sta dall'altra parte. Qui abbiamo preso tutto quanto, manca soltanto questo. Quindi andiamo, facciamoci questa corsetta. Che poi, quale tesoro è? Perché me lo sono dimenticato? Ma se è tornata gente lì, è probabile che ce ne sia anche qui, eh. Anche se sembra di no. Va bene, il tesoro sta dentro la casa. E come ci arrivo nella casa qui? Forse dal tetto? Ah, perché è semi nascosto. Quindi devo trovare un attimo il modo. Dovrebbe stare qui dietro. È probabile che ci si possa arrivare dal tetto. Vediamo se ho fatto il ragionamento giusto. In teoria dovrebbe essere proprio qui. Eh sì, eccolo. Ho capito, sì 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 sì. Quindi si scende qui dentro, ecco qua, a questo piccolo recinto. Eccolo. E infatti hai preso boccale. Forse è a questo a cui potevo attaccare le pietre. Vediamo un po'. Intanto qui abbiamo un oggetto, ok. Nonostante le dimensioni ridotte, potrebbe avere un certo valore. Proviamo. No. Rubino non credo. Probabilmente questo. Esatto, ricordavo bene. Anche qui potremmo fare delle cose. Quindi questi tesori conviene aspettare a venderli. Non siate avidi. Bene, torniamo intanto nella piazza principale, appena capisco come si esce da qui. Ah, spingendo questo, ok. Ok, ci rivediamo lì nella piazza principale. Ok, eccoci. Vediamo dove dobbiamo andare. Adesso la porta. La porta della chiesa? Beh, sì, se abbiamo quella chiave, adesso dovremmo poterci entrare. Quindi questa, c'è anche lo stesso simbolo, quindi vai. No, è bloccata e non si apre, c'è una specie di simbolo. Ah, ok, ok, però me la fa usare. Vai. Hai usato la chiave con stemma. E ora possiamo entrare. Ok, quando si sente questa musica vuol dire che c'è il nostro amico mercante. Quindi sappiamo che ci possiamo rilassare un attimo, possiamo fare il punto. Azzaro, il punto della situazione è che non ho più spazio. Posso fare ordine in qualche modo? No. Posso abbinarli a questa? Eh no. Allora aspettiamo un attimo. Mettiamoli un attimo qui. Abbandonando gli oggetti. Abbandonare gli oggetti non contenuti nella valigetta? Aspetta, non so se me li fa, se me li sta facendo buttare via. Abbina. Almeno se li perdiamo, ne perdiamo solo 7. Arca miseria, sì. Meno male che non ne ho buttati 50. Ok, ok. Barile. Munizioni per la mitraglietta. Ma che cavolo, che ci faccio con le munizioni per la mitraglietta che non ho la mitraglietta? Attenzione. Uno spinello. Vai. Scendiamo. Con un agile balzo. Cioè no, in realtà non era lo spazio del mercante, era lo spazio di salvataggio, per quello si sentiva quella musichetta. Ora, eccoli qua.
cose incastonate, dovrebbero essere tutti spinelli. Quindi prendiamone uno, prendiamone un altro. Ce n'era un altro ancora, eccolo. Non mi sembra uno spinello questo. No. E infatti è un copricapo elegante. Bello. Prendiamo la scatola. Attenzione, aspetta. Noi la pistola... Dai che metto la mappa, intanto ricarichiamo. Niente ragazzi, devo eliminare qualcosa. I proiettili sono più... più comodi, anche perché io le granate stordenti, le granate accecanti difficilmente le uso. Allora, intanto questi prendiamoli. Altro non c'è. Ho fatto un po' di macello sull'inventario, sicuramente l'ho tagliato perché ho provato a spostare. Oh, eccoci. Hai sempre cose che possono interessarmi. Good things on sale, stranger. Ho dell'ottima merce da venderti, straniero. Allora, straniero, com'è andata con i medaglioni? Ricorda, colpiscine 10 o più per ottenere un'arma speciale e tra poco lo faremo. Ancora non possiamo, ma tra poco lo faremo. In teoria potrei vendere le munizioni per la mitraglietta, anche se non mi fruttano un tubo. Può andar bene anche così. Quindi, amico mio, noi veniamo da qui, vero? E andiamo di qua. Ci vediamo molto presto. Sto andando dalla parte giusta? Oh yes. Eccoci, ci siamo. È qui che troveremo i medaglioni che ci servono. Vediamo se riesco a fare tutto come si deve, così prestissimo avremo l'arma potente. Ora, occhi aperti, anche perché mi sembra che c'era anche qualche corvo qui da qualche parte. Mappa alla mano, perché c'è un medaglione subito alla nostra destra, appena usciamo da questa stradina. Anche se probabilmente prima bisognerà combattere. Che ansia. Ok, corvi. Quanti ce ne sono? Due. Vediamo se... A me sembra che è il suono dello sparo che li spaventa. Quindi se riesco... Oh no. Ah, eccola lì. Intanto ammazziamo il corvo. Sto facendo un grosso sbaglio probabilmente, perché prima... un attimo di pazienza. Dove si è? Imbecil. Calma. È dietro di te, imbecille. Piano, piano, calma. Ah, signor. Signora. Signora. Oh no. Ce n'è un altro. Ho visto l'ombra. Ok, con i coltelli in piedi non me la cavo. Ecco. Basta, eh. Andata. Signora non aveva nulla. E neanche quel purciaro là di dietro. Ok. Adesso cominciamo a prendere i medaglioni. Già ne ho visto qualcuno. Uno, eccolo. Leon, c'hai le mani fucilate però, lasciatelo dire. Ah, siamo ad 8. Qui ci sono altri proiettili. Intanto approfittiamone. Che mi ha consumato un bel po'. Scatola vuota. E vai. Quindi, altri medaglioni stanno qua. Sicuramente ci sarà anche altra gente da combattere, anche se al momento non la vedo. E probabilmente forse anche qualche nido, perché qui vedo parecchi alberi. Cagnolino che abbaia fuori. Non vedo nidi. Siamo a 10 su 15. Tanto con la mappa è solo questione di tempo prima che li troviamo. No, non vedo nidi per adesso. Allora, mappa alla mano. Ok.
Quindi per adesso andiamo avanti. Stanno tutti quanti oltre. Carichiamo la pistola. Arietta! Arietta! Quanti siete? Dai, vai, lancia la bomba. Lancia la bomba. Ti sfido a farlo, vigliacco. Bravissimo. Grazie. Ah, ah. Amo queste cose. Uff. Dicevo. Un forastiero! Un forastiero! Non ce posso credere, mi sono fatto fregare. Non ce posso credere. Vabbè, che tanto è una scusa, così finalmente possiamo usare il pescione. Sembra brutto. Mangiamoci il pescione, torniamo al massimo della forma. E finalmente pensiamo al nido qui sopra. Dov'era? Dov'era il nido? Eccolo qua. Oh! Granata incendiaria. Bene, adesso, prima di scendere qui, mi sembra che ce n'era uno qui. Sto andando a memoria. Ahí está! Prego, prego. Ah, signor. Madonna, che occhi spiritati. A posto. Ricordo a memoria che ce n'era uno qui sopra, infatti, eccolo. Mannaggia. Ah, e siamo a 11 su 15. Questo ci interesserà dopo, me lo ricordo. E l'ultimo, cioè l'ultimo, il prossimo. Ne mancano, ok, sta proprio qui su il lato destro della chiesa. Quindi lo dovremmo vedere qui dietro. Eccolo qua. Perfetto. Ne mancano soltanto tre che stanno sulle piattaforme qui oltre questa parte. Oh. Leon, have you reached the church yet? Well yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry. C'ha ragione, ci ha strillato, perché comunque gli ordini sono di andare alla chiesa per salvare Ashley. Noi ce ne stavamo andando, stiamo bighellonando, quindi dobbiamo prima cercare di entrare. E non si apre. C'è un buco rotondo, sembra che ci si possa inserire qualcosa. Inserire qualcosa. Ecco, adesso. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Ecco, quindi adesso saremo autorizzati a proseguire. Quindi, ora possiamo prendere la strada panoramica. Ah, signora. Porca. Ecco. Ammazza, che parata. Attenzione a questo soprattutto. Ecco. Dove è andato il signore di prima? Calma, che sta per lanciarci. Peccato, ci ho messo troppo. Ora sì. Adesso, non credo ci sia altra gente per ora. E c'è intanto un medaglione qui. Aspetta. Ah, oh, meno male, pensavo ci fosse qualcuno qui dentro. C'è anche... un serpente. Se non facevamo attenzione, ci saltava addosso. Fortuna che l'abbiamo accoppato. Chiusura della chiesa.
Riguardo ai due fuggitivi, la cattura di Lewis è la priorità numero uno. Dopo ci occuperemo dell'agente statunitense. Quello che ci ha rubato Lewis è molto più importante della ragazza, addirittura. Se non lo recuperiamo, la ragazza non ci serve. Dobbiamo recuperarlo per realizzare il nostro piano. Se finisce nelle mani sbagliate, il mondo potrebbe diventare un posto completamente diverso rispetto ai piani di Lord Sadler. È una cosa che va evitata ad ogni costo. Tuttavia, non abbiamo intenzione di rilasciare la ragazza. Per evitare che la gente la trovi, ho chiuso a chiave la porta della chiesa dove è reclusa. Per entrare nella chiesa è necessaria l'approvazione di Lord Sadler. C'è una chiave al di là del lago, ma è al sicuro, soprattutto dopo che del lago è stato risvegliato dal Lord. È impossibile attraversare vivi il lago. Inoltre, il nostro stesso sangue scorre nelle vene della gente. È solo una questione di tempo prima che diventi uno di noi. In seguito non rimarrà più nessuno a cercare la ragazza. Quindi sappiamo dov'è la chiave, ma sappiamo anche che è stato risvegliato questo del lago, che è una creatura che vive appunto nel lago. E saranno cavoli amari. Qui intanto c'è un altro medaglione, ma è l'ultimo? No, ne mancano due, che sono per l'appunto... Oh, abbiamo lasciato un tesoro dietro la chiesa. Ah, beh sì, lo otterremo dopo probabilmente. Alla nostra sinistra c'è un altro... Oh, eccolo lì sotto, perfetto. Mo mi faccio due risate. Quanto posso avvicinarmi? Il più possibile. Ok, ne manca soltanto uno che dovrebbe stare proprio sotto di noi, un pochino dietro, quindi qui sotto. Occhio che c'è un signore lì che ci aspetta. Dov'è il medaglione? Allora, intanto occupiamoci di questo. A posto. E non ci ha lasciato nulla. Prima di proseguire devo trovare questo medaglione. Ma guarda dove stava. Mannaggia a me. Ah, sopra stava. E ci siamo. 15 su 15. Quindi corriamo di corsa indietro. Torniamo dal mercante perché così otterremo il nostro bel premio. Rifacciamoci tutto il percorso a ritroso fino al punto d'entrata. Torniamo giù. Ah, attimo di calma. Signor mercante, eccomi. Welcome. Got some rare things. Ho prodotti rari da venderti. Ottimo lavoro, straniero. Hai colpito abbastanza medaglioni. Come promesso, puoi ritirare l'arma speciale nella vitriata degli acquisti. Non preoccuparti dei soldi, offre la casa. E infatti, noi potremo comprare, ricordavo bene, il Vendicatore, che oltre a essere un po' più potente della pistola normale, dispone anche di proiettili perforanti, che non è male. E poi è già al secondo livello di potenziamento. Perché? Perché abbiamo raccolto tutti i medaglioni. Se avessimo raccolto solo 10 medaglioni, avremmo ottenuto il Vendicatore, ma con meno potenza precaricata. Però siccome io non ho spazio, adesso vado a vendere la mia pistola. Eccola qua, vendiamoci questa. Miseri 4000. Thank you. Cos'altro può... Ah beh, vendiamo qualche spinello, già che ci siamo, ne abbiamo 4, quindi 8000. Thank you. Rubino non mi ricordo se lo potevo incastonare, vabbè, che ci frega, ragazzi, dai. I'll buy it at a high price. Ah, me lo comprerà ad un alto prezzo. Thank you. Copricapo elegante, boccale, no, aspettiamo, maschera con cavità, aspettiamo. Dovrei avere abbastanza spazio, quindi mettiamola ingordamente qua e andiamo subito a potenziarcela. Prima però mettiamo l'ovetto qui, così abbiamo più spazio. Thank you. Thank you. Quindi, oh, finalmente.
Non posso potenziarla? Perché non posso potenziarla? Pistola non ce l'ho più, doppietta, fucile. Perché non me la fa potenziare, ragazzi? Come back anytime. Aspettate un attimo, mi sta sfuggendo qualcosa. Allora, questo è il Vendicatore, ok? Equipaggia, esamina. Vendicatore, pistola in grado di perforare due nemici contemporaneamente. E perché non me la fa potenziare, ragazzi? Forse è troppo presto? Vabbè, che vi devo dire? Nel frattempo potenziamo un po' la doppietta, potenza di fuoco, 15.000, velocità di ricarica. Thank you. What are you buying? Ottimizziamo anche il fucile, velocità di fuoco, velocità di ricarica. Ho fatto una remix, ho fatto. Quindi, mitraglietta per adesso no. Non mi va giù questa cosa, perché non la posso potenziare? Qualcuno me lo scriva nei commenti, ragazzi. Io ricordo che si poteva potenziare. Anche perché comunque il margine di potenziamento c'è. Scusa, Equipaggiamola. Vendicatore. È comunque più potente della nostra vecchia pistola, però porca miseria. Va bene, ci rivediamo lì dove eravamo rimasti. Ci siamo. Stiamo sopra al lago. Ma presto arriveremo alla base. Attenzione. Oh! Fermi tutti, buoni. Che qui c'è un mucchio di corvi. Meno male che ho lasciato una granata. Anche più di una. Ora noi lanciamo una granata. Speriamo di non farli volare prima. Soldi, soldi, soldi. Anche una granata accecante. Che cattiveria. Ricordate, ragazzi, che a nessun uccello è stato fatto del male durante la produzione di questo gioco. Ma lo sentite? Sì, ricordavo bene, c'è qualcosa da queste parti. Lo spinello, sì, sì. Posso entrare in queste casette? Sì. Vai. Munizioni. E un altro spinello. Qui ci siamo. Da dove siamo venuti? Non abbiamo lasciato nulla. C'è qualcosa di grosso. Ecco, dietro questa porta, per l'esattezza. Se non vado errato. C'è un tirannosauro? Intanto prendiamo tutto quello che c'è disponibile. Qui nulla. Per adesso quello che c'è qui non ci interessa. Andiamo avanti. Babba mia. Ah, qui addirittura si scendeva? Da che parte per il lago? Ah, ok, qui ottimo, scendiamo che possiamo salvare, anche perché c'è ancora un po' prima del lago. A quanto stiamo? 44 minuti? È probabile che interrompo qui, ragazzi. Posso romperla questa? Sì, ma non serviva a nulla. Che spreco di proiettili. Però, ecco qua. Zona sicura. Dove il nostro amichetto pian piano sta allestendo un vero business. Eccolo! Got some rare things on sale, stranger. Prodotti rai da venderti. Oh, ok. Mistero risolto. Finalmente posso ottimizzare il Vendicatore. Mi stava prendendo a male perché non mi tornava nei conti. Dico, perché non lo posso potenziare? Adesso che ho speso tutto. Velocità di fuoco, velocità di ricarica, capienza. Dai, velocità di fuoco. Zero. Thank you. Aumentiamo la capienza. Is that all? Thank you.
Però aspetta, posso ancora vendere qualcosa. Munizioni della mitraglietta. Che ce faccio? Ah no, che ce va? Aspetta, ho 2000. Is that all, stranger? So che me ne pentirò. Però vabbè. Doppietta, fucile, ottica, uovo, erba, erba, spinello. Ne abbiamo due. Is that all, stranger? Ah, ma mi ero dimenticato l'orologio da tasca. Eh certo. I'll buy it at a high price. Vai. Thank you. Questi aspettiamo. Dai, perfetto, possiamo continuare. Is that all, stranger? Capienza di ricarica. Thank you. Giustamente non possiamo potenziare tutto subito, altrimenti ci potenziamo tutte le armi. Via via. Otterremo i vari sblocchi per potenziare le cose. Per ora di nuovo ci sarebbe il lanciarazzi, ma calcio mitraglietta, mitraglietta. Ci facciamo poco. Ok, grande. Ora sono contento. Do un'ultima occhiata qui anche perché c'è un barile. Con altri soldi, 800 petas, petas. Qui c'era una specie... Oh, poi possiamo prendere altri pesci, penso. Non so se possiamo scendere in acqua. No, credo che sia l'acquario personale del nostro amico. Va bene, ragazzi, allora io salvo e per questo gameplay mi fermo. Fatemi sapere se vi sta bene il fatto che stia registrando questi gameplay lunghi, almeno per Resident Evil. Io sicuramente mi sto divertendo, mi appassiona, e se mi gira potrei anche registrarne subito un altro per i prossimi giorni. Voi nel frattempo restate con me, fatemi sapere, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentatemi, condividete, che zio Ivan è qui per voi. Chiudo e ci vediamo col prossimo gameplay. Ciao ragazzi!